Ciao, oggi primo dell'anno 2017, volevo fare gli auguri a tutti voi e in particolare a quelli che si sono iscritti al mio canale, che incredibilmente sono anche molto aumentati. Rispetto all'anno scorso moltissimi, adesso siete 3.350. Per me è un grande numero e quindi vi ringrazio. Ringrazio soprattutto, non li chiamo per nome, ma loro sanno chi sono, quelli che mi seguono con una certa continuità e che a volte mi mandano anche dei saluti e magari dei ringraziamenti, insomma. E quindi grazie soprattutto a voi che mi sostenete, che mi incoraggiate e fate in modo che continuo ad andare avanti. Non è facile dire qualcosa di originale per fare gli auguri di buon anno, perché ormai è già stato detto tutto, insomma, no? Con i mezzi di comunicazione di massa, qualsiasi cosa si poteva dire è stata detta. Non c'è più spazio per le cose, tranne che per le cose idiote, perché alle idiozie non c'è mai fine. Volevo prendere a pretesto un paio di metafore, una o due, non lo so, vediamo. La prima che mi viene in mente è quella di, si rifà a un titolo di un libro di Tiziano Terzani, mi pare sia, diciamo, un altro giro di giostra che comincia con un anno nuovo, insomma. Una giostra che ogni anno finisce un giro e ne ricomincia un altro. E in questo andamento, ci vogliono dei biglietti. E i biglietti sono un po' i nostri anni, quelli che abbiamo, ci sono stati dati, non li abbiamo comprati. Ma insomma sono la nostra disponibilità di tempo. Se misuriamo con l'andare del tempo, anno dopo anno, li contiamo. È così come contiamo a volte i biglietti che abbiamo in tasca quando compriamo dei giri di giostra. E questi giri di giostra per forza finiscono, poi ricominciano finché la giostra rimane in quel posto, oppure finché semplicemente abbiamo finito la nostra disponibilità di denaro, la nostra disponibilità di biglietti, non è inesauribile. E quindi per forza, ad un certo punto questa giostra se ne va o non ci saliamo più. Adesso siamo in corsa e questo giro è il 2017esimo, da una certa data che tutti conosciamo. E mi viene in mente che ci sono tante giostre, tanti tipi di giostre, che a volte si adeguano anche alla nostra età. La prima giostra che mi viene in mente e a cui risalgono i miei ricordi di infanzia sono quelle giostre che adesso a volte si vedono nelle piazze, no? Per i bambini, quelle giostre che vanno in tondo con i cavallucci, poi con le macchinette, e in cui mi ricordo che avevo molta voglia di salire, ma mi ci facevano salire poco perché le disponibilità erano scarse. Ma il ricordo che ho di quando ci sono salito è che pedalavo molto, molto in fretta sulla biciclettina, insomma, no? Perché avevo la sensazione di essere io che facevo girare la giostra. E mi rendevo conto, ma forse non mi rendevo conto abbastanza, che in realtà i pedali comandavano una ruota che girava su se stessa, no? Non percorreva nessuno spazio, però il movimento era comunque un movimento intorno che partiva e ritornava sempre sullo stesso posto. In realtà non andavo da nessuna parte, per quanto forse pedalassi non cambiava niente. Ma c'era qualcosa che faceva cambiare il tutto e che dava un senso a questo mio andare intorno a vuoto, direi oggi, no? Era il fatto che lavorava la mia fantasia. Lavorava come lavora la fantasia di ciascun bambino finché è così piccolo, insomma, no?
non era la giostra di per sé che era il divertimento, era quello, l'immaginario, che veniva scatenato da quel cavalluccio o da quell'automobilina o da quella biciclettina che faceva girare il mio cervello infantile e lo faceva andare con la fantasia, con l'immaginazione. E quindi il divertimento era dato da questo, era dalla mia capacità o dalla capacità che hanno in maniera enorme, per loro fortuna, i bambini piccoli, di immaginare, di creare con la fantasia. E quindi questo piccolo strumento che metteva in moto una fantasia, che era quella che poi dava senso a quel gesto di pedalare o di guidare quell'automobilina che comunque non cambiava direzione a seconda di come si girava il volante, andava sempre comunque nello stesso modo. Ma ecco l'immaginazione che faceva andare la giostra, insomma. Importante, necessaria. Questa immaginazione che poi è venuta meno man mano che sono passati gli anni, e comunque su quella giostra non ci sarei più salito, se non magari per far salire a mia volta i miei figli quando erano piccoli, perché solo allora si è in grado di immaginare in quel modo e quindi di usare nel modo giusto quella giostra. Però poi, insomma, il Luna Park per me era qualcosa di molto divertente quando veniva. Mi ricordo che passavo mezze giornate quando ero piccolo, ma anche non proprio piccolissimo, insomma fino all'adolescenza, no? Quando veniva il Luna Park era un po' un evento, veniva 2 volte all'anno nella mia città, Bassano del Grappa. Veniva in occasione della fiera in ottobre e a Carnevale, che stava 15 giorni, 20 giorni, una cosa del genere. Tanta musica, mi ricordo, queste canzoni, Festival di Sanremo, febbraio, no? Che giravano, insomma, e c'erano queste giostre. Però allora, insomma, quando ero più grandino, non andavo più nella giostra dei piccoli, ma c'erano altre giostre. C'erano le giostre, quelle con le catenelle, no? C'erano le gabbie, no? Dove si spingeva per girare intorno, per fare il giro, C'erano gli autoscontri, c'era l'ottovolante, poi sono venute altre giostre più sofisticate, no? Dove ci si lega, dove ci si confronta con, ecco, poi magari insomma, quelle che troviamo nel parco dei divertimenti, per Gardaland mi viene in mente, no? Ecco allora che queste giostre anche ci permettono di fare degli altri giri, ma lì magari quando siamo più grandi, anche adulti qualche volta, non è che più che mettiamo alla prova la nostra immaginazione, più che mi viene in mente, poi magari posso sbagliare, ma insomma, una riflessione che provo a fare, quanto mettiamo in gioco la volontà di provare esperienze nuove. E tra queste, per esempio, metterci alla prova. Mettere alla prova, per esempio, la mancanza, la diminuzione, insomma, di gravità, la sensazione di vuoto, no, che ci prende, per esempio, quando ci troviamo a scendere le montagne russe, no? Pensate, quando c'è la discesa così, o un certo modo di, un certo tipo di velocità, un certo modo di girare intorno e quindi la perdita di equilibrio, insomma, no? Che avviene quando ruotiamo. Quindi, insomma, il perdere in qualche modo il controllo di noi stessi, no? Quindi in queste giostre vogliamo capire fino a che punto arriviamo, se riusciamo a sostenere queste, chiamiamole difficoltà, queste prove, no? Prove che tendono a, sì, appunto, a diminuire quel necessario, diciamo, quel bisogno che abbiamo di mantenere in ogni momento il controllo di noi stessi. E quindi il divertimento viene
proprio nel metterci alla prova, nel sapere alla fine che siamo riusciti, che siamo sopravvissuti a questa prova, anzi, insomma, questa prova ci ha resi in qualche modo più forti, più consapevoli. E in questo ci siamo anche divertiti, perché poi è bello perdere il controllo, no? Avere dei momenti in cui si esce, ma di questo ci rendiamo conto solo quando lo proviamo. E allora la voglia di girare in queste giostre, di fare un nuovo giro di giostra, perché poi ogni giro di giostra è uguale al primo sostanzialmente, ma possiamo renderlo sempre anche un po' diverso. Ci aspettiamo sempre di provare un'emozione in più. E poi ci sono anche le giostre in cui abbiamo un maggior controllo di noi stessi, no? Possiamo fare delle cose. Mi ricordo quelle giostre in cui si girava intorno con gli aeroplanini, con i dischi volanti, in cui si sparava. E se si colpiva l'aereo avversario si vinceva un altro giro di giostra. Ma prendiamo l'autovolante in cui si guidavano delle automobiline che sembravano quasi vere, insomma, no? Oppure gli autoscontri, in cui sì, si era in uno spazio contenuto, il giro era sempre uguale, ci si muoveva sempre nello stesso ambito, ma insomma, anche nella vita ci muoviamo più o meno sempre nello stesso ambito, no? Che è il nostro. Però questi autoscontri lo guidavamo noi e quindi potevamo scegliere anche con chi scontrarci, come prendere velocità, come cercare di evitare lo scontro. Insomma, avevamo una maggiore autonomia. E quindi il divertimento era anche proprio nella capacità di iniziativa che c'era nel compiere questi giri di giostra. Io mi ricordo anche che non avendo molti soldi allora in tasca per comprarmi i biglietti, spesso aspettavo sul bordo dell'autoscontro, insomma, della giostra, e magari vedevo se c'era qualche amico, qualcuno che magari mi dava un passaggio, mi prendeva con lui. E quindi facevo un giro a sbaffo, insomma, in qualche modo di quello che aveva comprato il biglietto. Oppure se avevo il biglietto, magari ospitavo io qualcuno. Allora, come dire, c'era anche la possibilità di utilizzare il giro di giostra per scegliersi un compagno di viaggio in questo giro, per ospitare qualcuno. E quindi, insomma, un modo di condividere un'esperienza, di stare a bordo della stessa automobilina o dello stesso aeroplanino, insomma, e di vivere insieme, di avere un compagno di viaggio per quel giro di giostra. Giro di giostra che comunque, come dire, non acquistava valore, non tanto dalle automobiline o da come era fatto l'autoscontro, cos'altro vogliamo metterci, ma da quello che noi mettevamo. Cioè dal nostro desiderio di provare quell'esperienza, dal bisogno di non esaurirla, dalla fantasia che comunque mettevamo nell'aspettativa che questo giro di giostra nuovo poteva suscitare in noi, qualcosa di diverso che poteva capitare sempre in ogni giro di giostra. La metafora l'avete capita, no? Inutile che ve la stia a spiegare, ma soprattutto è importante capire che nelle cose, negli eventi che segnano un po' la nostra vita, quelle che ci troviamo davanti, insomma, nell'aspettativa che abbiamo anche rispetto al nuovo anno che viene, a questo nuovo giro di giostra che ci aspetta, per me adesso, insomma, un po' nella vecchiaia, insomma, no? Quindi sapendo. E questi biglietti un po' alla volta stanno per finire e non si sa quando finiranno. Quello che è importante capire è che quello che possiamo trovare in questo giro di giostra è quello che noi sappiamo mettere. Il compagno che facciamo salire a bordo e la nostra fantasia, la nostra iniziativa.
Se le cose vanno male, non possiamo dare colpa soltanto alla giostra, perché la giostra sappiamo com'è fatta, no? Quando la vediamo è quella lì, gira sempre intorno, le macchinine sono quelle. Siamo noi quando ci saliamo, così come guidiamo, cosa pensiamo, cosa immaginiamo di trovarci, cosa vogliamo fare in quei 3 minuti, 5 minuti, oppure in questi 365 giorni, no? Quindi come costruiamo? Allora, se poi alla fine siamo insoddisfatti, non è che possiamo dare colpa all'anno, alla giostra, al giostraio, insomma, no? Dobbiamo capire che siamo anche noi, che non siamo stati capaci di dare a questo giro il senso che ci aspettavamo, e quindi che il ritorno, che non possiamo accusare la giostra di essere stupida. Per la giostra possiamo anche dire, vabbè, insomma, potevamo non salirci, ma per quanto riguarda il tempo, qui c'è dopo salirci, non si può evitare, ma la considerazione che dobbiamo fare, secondo me, è questa, insomma, è che molto dipende da quello che noi ci mettiamo, del nostro impegno a far girare bene questa automobilina, questi giorni, a farli girare nel modo migliore possibile, ovviamente nel modo migliore possibile per noi, perché comunque siamo quelli che siamo, non è che possiamo inventarci grandissime cose, ma dobbiamo sapere che dobbiamo responsabilizzarci, insomma, che non possiamo sempre dare la colpa a quello che è al di fuori. Se noi ci impegniamo a guidare bene quell'autoscontri, forse anche ci divertiamo, no? Tra l'altro, insomma, questo autoscontri è anche pericoloso, nel senso che mentre magari nell'automobilina, quando eravamo piccoli e giravamo, come spiegavo prima, insomma, male non ci si faceva. Mi ricordo che nell'autoscontri mi sono anche fatto male, insomma, ci ho rimesso un po' il naso. Allora, voglio dire, c'è questo pericolo anche di farci male. Si può soffrire, questo è il messaggio, insomma. Però, se ci facciamo condizionare dalla sofferenza, poi non ci saliamo più sulla giostra e non ci divertiamo più. Nell'autoscontri lo possiamo anche fare, ma nella vita no. E quindi anche la sofferenza, insomma, anche il farsi male qualche volta, è comunque un'esperienza che non ci deve togliere poi il divertimento che possiamo trovare, la bellezza che possiamo trovare nel nuovo anno che viviamo, che sappiamo viverlo, insomma, e questo lo possiamo fare poi anche in tutte le età, perché insomma tutte le età hanno le loro risorse a disposizione, insomma, le possiamo sfruttare fino in fondo, è l'unico bene che abbiamo. L'altra metafora era un po' simile, ma insomma è quella che è un po' quella della fotografia, insomma, no? A me piace fotografare. Anche adesso sono appena uscito non sono capace di fotografare, ma mi piace fotografare anche quando non ci sono soggetti. No. Se è un soggetto interessante, la bella cattedrale, non lo so, il bel tramonto, l'alba, insomma, quelle cose che sono appariscenti, che tutti notano, che tutti fotografano, beh, insomma, lì le fotografano tutti, quindi fare anche una fotografia bella è difficile. Vedere un tramonto è troppo facile, no? E quindi tutti quanti puntano la macchina fotografica sul tramonto, sulla cupola, o sul campanile, o sulla chiesa, o su San Marco, o sulla gondola. Lì non è difficile. Ma la cosa bella anche che poi dà soddisfazione, secondo me, quando si fanno delle foto, è anche quella di andare in un posto dove non c'è niente e guardare, osservare con l'occhio di chi
vuole trovare un soggetto da fotografare e quindi trovare anche quelle cose che magari gli altri non noterebbero, che non si vedono e alle quali tu magari dai un senso, la foglia, il raggio di luce che colpisce il tronco di un albero, un rudere, un riflesso sull'acqua, quelle cose minime, quel colore, quella terra, insomma, quelle cose che passerebbero altrimenti via, no? E che se le guardi con l'occhio di chi cerca un soggetto da fotografare, che non è un soggetto poi, insomma, no, è qualcosa che è là, ma che diventa soggetto per te che riesci a vederlo, la ruggine, cioè su un palo di ferro, che so io. Ecco, queste cose qua, vedere dove c'è, ci sarebbe poco di vedere, dove non c'è, è cosa così appariscente, no? E fissarla nel caso del fotografo, ma anche saperla vedere negli altri, saperla vedere nelle cose. Saperla vedere nelle cose con cui veniamo a contatto, dell'arte, insomma, cercare quelle all'interno di quel mondo che non appare, che non si vede la bellezza, il soggetto da fotografare, fissare l'attenzione, perché quello che si vede, quello che vogliono farci vedere, ti viene continuamente, come dire, proiettato davanti, fanno in modo che lo vediamo per forza. E quel mondo spesso è brutto. Non c'è niente da vedere, spesso, su quello che vogliono farci vedere. Ci vogliono mandare lì. Allora noi dobbiamo sapere andare nei posti dove non c'è questo fasto apparente, questa attrattiva apparente. Penso anche ai cataloghi, ai dépliants, dei grandi luoghi di villeggiatura, queste cose qua. Insomma. Dobbiamo poter andare anche in quei posti in cui magari non va nessuno, in cui ci sono magari gli spazi aperti, non c'è niente, ma l'albero, il fiore, il ramo, la foglia secca, il rudere, l'arbusto, i colori del giorno, le luci che cambiano a seconda delle ore, dei momenti del giorno, perché no, anche il tramonto quando c'è, insomma, no? E vedere la bellezza là e coglierla. Per il fotografo vuol dire scattare, per noi vuol dire sentirla, emozionarci. E con questo auguro a tutti voi, nuovamente, un felice 2017. Chi di voi ancora non si è iscritto al mio canale, se voglia di iscriversi, lo faccia, non mi dispiace, ecco. Arrivederci.